Lo so, questa è una ricetta che farà discutere perché ogni famiglia ha i suoi segreti. Questo piatto ha tantissime varianti, si possono anche fare monoporzione, si possono fare con le melanzane grigliate, non vengono proprio uguali, e si può usare anche il prosciutto, c'è cioè chi aggiunge il prosciutto, la mortadella. Iniziamo a tagliare le melanzane, togliamo la parte verde del picciolo, poi le tagliamo a fettine sottili, circa mezzo centimetro. Ecco qua, le mettiamo in un colino con un po' di sale. Mettiamo un piattino e un peso che per noi genovesi è il mortaio. Le lasciamo un'oretta, nel frattempo prepariamo il sugo. Tritiamo una cipolla. Olio extravergine di oliva, cipolla. Lasciamo rosolare 2 minuti mescolando. Uniamo una buona polpa di pomodoro e un po' di acqua per lavare la bottiglia. Basilico, sale, mescoliamo. E lasciamo cuocere a fuoco più basso per circa 45 minuti. Mescoliamo di tanto in tanto. Il sugo bello denso e pronto, ma noi liguri cosa facciamo ancora? Qualche foglia di basilico a fine cottura. Vedete, le nostre melanzane hanno dato l'acqua. Asciughiamo bene tamponando in modo che in frittura l'acqua non ci sia. E friggiamo. Quando iniziano a dorarsi, le scoliamo e le adagiamo su carta assorbente. Ci vuole un po' per friggerle tutte. E abbiamo finito. E poi il trucchetto della nonna di Giorgia, che era siciliana. Aggiungere un mestolino di olio della frittura al sugo e mescolare. Non è molto salutare, ma è buono ed è poco. Tagliamo la mozzarella a dadini e la mettiamo a sgocciolare in un colino. Pomodoro, melanzane, pomodoro, mozzarella sgocciolata, parmigiano, melanzane, pomodoro, mozzarella e parmigiano. E così via, continuiamo con gli strati. Finiamo con pomodoro, mozzarella e parmigiano. Tanto parmigiano. E via in forno a 200 gradi statico per circa 30 minuti. Eccole pronte, le lasciamo riposare. E siamo pronti per andare in tavola. Le esperto delle melanzane alla parmigiana è lui.